Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non scende mai di prezzo. La settimana scorsa abbiamo parlato dei prezzi pazzi di Nintendo e di come, a mio avviso, su Switch l'azienda non abbia seguito una linea convincente quando si tratta di dare un valore ai propri giochi. Oggi, con questo video ricchissimo, chiuderei il discorso trattando un aspetto correlato alla questione, ma molto più fumoso. Ma perché i prezzi su Nintendo Switch sono così alti e non scendono mai? Siamo abituati a vedere su altre piattaforme titoli first party che, nonostante il grande successo, subiscono degli importanti tagli di prezzo dopo mesi dalla commercializzazione, così come ci sono publisher tipo Ubisoft che sono noti per deprezzare incredibilmente le loro produzioni anche su console come Switch. Ribadisco che si tratta di un argomento estremamente complesso dove entrano in gioco diversi fattori e io vi dico l'idea che mi sono fatto, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi nei commenti e soprattutto di essere corretto. Prima di tutto però vi propongo uno sforzo a prezzo budget, ma così budget che è gratis. Iscrivetevi al canale e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tantissimi links, tutti da cliccare, cliccateli e poi niente, io ho detto tutto, iniziamo! È incredibile pensare come a 6 anni dalla commercializzazione il prezzo di listino di Nintendo Switch sia rimasto sostanzialmente lo stesso. Tanto per la famiglia di hardware quanto per i software sembra di trovarsi di fronte a dei prodotti usciti da pochi mesi, quando in realtà la situazione è ben diversa. Con l'avvento della next gen, secondo me l'impatto che ha il costo di Switch agli occhi dei consumatori si è un po' ridimensionato. In fondo c'è un bello stacco tra i circa 300-350 euro per una Switch OLED e i 550 di una PlayStation 5 con lettore ottico, e sebbene una buona fetta della libreria multipiattaforma sia condivisa tra le principali piattaforme Sony, Nintendo e Microsoft, non dobbiamo dimenticarci che la console ibrida è un hardware old gen, in un certo senso già nato vecchio, che da sempre è stato difficile collocare temporalmente all'interno di una precisa generazione di console, e il suo ciclo vitale prolungato rende ancora più difficile questo inquadramento. Mentre negli ultimi anni il rincaro dei costi di produzione ha portato a un nuovo standard, quello dei AAA venduti al day one a non meno di 70 euro, i prezzi su Switch sono sempre stati alti se confrontati con la media di quanto era possibile trovare su PS4 e Xbox One. Nei primi anni di commercializzazione della console si era arrivato a coniare il termine tassa Switch per indicare il rincaro di circa 10 euro che accompagnava l'arrivo di una qualsiasi produzione multipiattaforma su Nintendo Switch. Si potrebbe pensare che la differenza di prezzo derivi dal lavoro extra richiesto agli sviluppatori per confezionare delle versioni fatte su misura per Switch. Mentre il processo di porting tra hardware Sony e Microsoft è sostanzialmente standardizzato, far sì che i giochi per le home console di ottava generazione girino decentemente sulla piccola ibrida è un compito tutt'altro che scontato. Figuriamoci per quelli di nona. Spesso si parla di porting miracolosi e dietro operazioni del genere quasi sempre si celano interi lavori di riscrittura portati avanti da talentuosi team. Degli sforzi, insomma, che in qualche modo dovranno essere ripagati. Questa sicuramente è una realtà concreta, ma non dimentichiamoci che il prezzo maggiorato affligge anche le piccole produzioni indie e a volte le semplici operazioni di remaster. Il vero problema di Nintendo Switch risiede nel supporto fisico scelto da Nintendo, quello delle cartucce. A differenza di DVD e dei Blu-ray, si tratta di un supporto proprietario che è anche estremamente costoso da produrre. Nel 2018, un analista dell'industria videoludica, Daniel Hamad, ha riportato dei dati molto interessanti. Innanzitutto, una premessa. Nel costo del supporto fisico vengono incluse anche le tasse di licenza imposte da Nintendo. Quindi, un qualsiasi publisher che si ritrovava a pubblicare un gioco su PlayStation 4 e su Switch pagava il 60% in più, utilizzando una cartuccia Switch, da 32 GB rispetto a quanto gli costava un disco PS4 da 500 GB. Questo significa che su un gioco prezzato a $60, vi ricordo sempre nel 2018, dove Sony o Microsoft solitamente si prendevano intorno ai $15, Nintendo ne incassava ben 22, una perdita consistente per il publisher. In questo caso, oltre al rincaro, si spiega anche il perché molti titoli vengono spesso spezzettati tra digitale e fisico, anche nelle release boxate. Semplicemente a chi distribuisce conviene
conviene utilizzare cartucce di piccola taglia per poi relegare al download digitale le restanti parti della produzione. Certo, sono dati relativi al 2018 e nel frattempo i prezzi delle cartucce saranno crollati, ma solo recentemente abbiamo visto il proliferare di piccole produzioni che riescono ad affacciarsi negli store fisici anche senza iniziative legate al collezionismo puro, come ad esempio nel caso di Limited Run Games. Insomma, sviluppare per Switch nella maggior parte dei casi, quando si tratta di progetti nati con in mente altre piattaforme, non è affatto semplice, e in più è costoso anche solo pensare di distribuire fisicamente i giochi su questo hardware. Ma anche le produzioni first party non vengono di certo regalate e soprattutto non scendono mai di prezzo. Le cose però in passato erano ben diverse e Nintendo da sempre ha deprezzato i titoli di maggior successo commerciale. Da sempre infatti sono esistite le linee economiche e budget sulle piattaforme della grande N. I più giovani di voi ricorderanno i Nintendo Select su 3DS e Wii U, ma possiamo andare indietro negli anni con i Player Choice su GameCube e i Classic su SNES. Da sempre queste linee economiche sono facilmente distinguibili nel packaging, un vero e proprio incubo per i collezionisti che cercano le prime edizioni, ma si tratta di ristampe che svolgono un ruolo fondamentale nell'economia di una console. Il loro ruolo era infatti quello di rimettere in circolo i giochi di successo e garantirne una seconda vita sugli scaffali, incentivando così chi era rimasto indeciso fino a quel momento a provare il titolo a fronte di un prezzo molto più contenuto. I criteri di entrata all'interno di una linea budget variavano di console in console ed erano strettamente legati alla salute dell'hardware. In tempi recenti Select sono stati annunciati in coda al ciclo vitale della console, mentre per hardware come il GameCube arrivarono a poco più di un anno dalla commercializzazione originale e abbracciavano criteri molto meno rigidi per scegliere quali fossero i giochi di successo. Ma allora perché Nintendo Switch non presenta ancora una linea economica dedicata alla sua libreria? Siamo in fondo ben oltre i canonici 5 anni dal lancio della console, eppure di linee budget non ce n'è neanche l'ombra, e penso che qui vadano considerati due fattori. Il primo è l'importanza che oggi riveste il mercato digitale all'interno dell'industria. Gli store, come gli eShop, rimediano a tutti gli inconvenienti che si presentavano con le copie fisiche. Inconvenienti, sottolineo, per Nintendo, non per noi consumatori. La distribuzione digitale fa sì che non ci siano problemi di distribuzione del prodotto, i costi vengono in larga parte abbattuti e non c'è più alcun rischio di produzione. Ovvero non si presenta né la possibilità di stampare troppe copie di un titolo che magari si rivela un flop, oppure l'opposto, stamparne troppe poche di un gioco che diventa un vero e proprio system seller. Ma soprattutto la distribuzione digitale uccide tutti i mercati secondari come quello dell'usato e non ci sono più rivenditori di mezzo. Questo garantisce un maggiore controllo sul prezzo di listino e non c'è alcun bisogno di proporre una linea economica. I prezzi rimangono fissi sull'eShop e al massimo le vendite vengono gonfiate dalle campagne sconti che però, come possiamo vedere grazie a strumenti di tracking e database come Deco Deals, non sono in realtà delle occasioni uniche quanto piuttosto fluttuazioni cicliche e prevedibili. Per questo non credo che vedremo mai una linea economica su Switch, e ci aggiungo anche un altro motivo. Se la prossima console sarà retrocompatibile, come molti ritengono, proporre ora una linea economica significherebbe compromettere una grande porzione di guadagni da vendite old gen ancora utili, visto che nei primi anni di lancio di Switch 2 le due librerie e i rispettivi store digitali tenderanno a sovrapporsi. Il secondo fattore è invece quello più banale di tutti. La console, sebbene abbia mostrato una leggera inflessione nell'ultimo anno, vende ancora benissimo sia dal lato software che hardware. Finché le vendite non caleranno, non ci sarà alcun bisogno di invogliare i potenziali clienti all'acquisto tramite prezzi più bassi. Ma quindi cerchiamo di rispondere alla domanda più difficile di tutte. Ma perché, nonostante tutto, i giochi Nintendo vendono così tanto? Qui il discorso diventa molto complesso e veramente non c'è una risposta univoca. C'è un video stra-interessante fatto da Polygon qualche anno fa, che dovete guardare assolutamente, che vi lascio in descrizione, dove vengono esemplificati alcuni concetti chiave dietro la potenza di un brand come quello di Nintendo, un nome che è diventato sinonimo di qualità e a cui in tanti accordano piena fiducia. Ci sono intere generazioni di gamer cresciute a pane e Super Mario, e quegli stessi che oggi non sono più giovanissimi o sono rimasti super appassionati, oppure, pur essendo usciti dall'ambito dei videogiochi, sono comunque quelli che comprano i giochi ai loro figli. Sia chiaro, si tratta di una fiducia comprensibile, una percezione che si è creata nel corso degli anni a suon di capolavori e di rivoluzioni nel mondo del gaming. E sì, sono fermamente convinto che la Nintendo Difference esista, o almeno esisteva.
Infatti è anche vero che negli ultimi anni le cose in casa Nintendo sono cambiate parecchio e non ci vuole un analista del settore per rendersi conto che un prodotto come Pokémon Scarlatto e Violetto non sarebbe mai potuto esistere in una lineup Nintendo di 10-15 anni fa, così come il dramma del Joy-Con Drift non avrebbe mai avuto spazio in un'azienda che si distaccava dalla concorrenza garantendo un certo livello di qualità con il suo bollino del Seal of Quality. E a proposito, sul canale trovate un video dedicato proprio all'impoverimento del significato dietro questo simbolo. Guardatelo perché ne vado super fiero. Mettiamoci pure che il mercato negli ultimi anni è cambiato enormemente, tanto nel modo di acquistare quanto nello sviluppare i titoli. In un mondo post Cyberpunk 2077, comunque continuano i pre-order sfrenati, ma allo stesso tempo continuano a uscire titoli incompleti che vengono aggiustati a son di patch nei mesi successivi alla pubblicazione. Però questo l'ho sempre detto, per me non ha senso limitarsi al è colpa di chi compra e bisogna rendersi conto che ci sono tantissimi elementi che entrano in gioco quando poi si lega un certo affetto o un'emotività a un brand o a un prodotto specifico. Sempre nel video di Polygon viene fatto un interessante parallelo tra Disney e Nintendo. L'autore paragona infatti il concetto della Disney Vault alla strategia di Nintendo. La cassaforte Disney era una strategia di marketing dove la pubblicazione degli home video veniva offerta solo per un periodo limitato di tempo, scaduto il quale non sarebbe più stato possibile recuperare i classici dell'animazione che sarebbero rimasti chiusi nella cassaforte del buon Walt per ricomparire chissà quando. Questo permette di avere il pieno controllo sulla distribuzione del prodotto e aggiunge quell'aspetto di urgenza e di limitatezza che spinge all'acquisto chi ha paura di rimanere indietro. Non si trattava di semplici videocassette, ma quasi di eventi unici che aumentavano il valore dell'opera in sé. Oggi la Disney Vault è stata sostituita da Disney Plus e sebbene Nintendo non abbia ancora abbracciato a 360 gradi il concetto di gaming in abbonamento, rendetevi conto che questa associazione veniva fatta da Polygon nel 2018, ben 2 anni prima della 3D All Stars. La distribuzione di questa collection è l'esempio perfetto di cassaforte digitale e di quanto Nintendo sia consapevole della potenza del suo logo, di quanto il suo brand sia radicato nell'immaginario collettivo. E non è un caso che ci si ritrovi ad esultare per l'aggiunta su Nintendo Switch Online dei giochi Game Boy, quando in realtà sono stati da sempre disponibili, o meglio, lo sarebbero potuti essere. Nintendo non fornisce mai il pieno accesso alle sue librerie e dosa sempre meticolosamente quando aprire le porte del suo passato, ed è per questo che ogni volta che si parla di un potenziale remaster GameCube ci sembra quasi un dono sceso dal cielo, quando intorno l'industria si muove a ritmi ben diversi. Insomma, i giochi Nintendo costano tanto, in parte perché si paga l'idea e la particolarità dell'esperienza proposta, dall'altra perché l'azienda può permettersi di non inseguire i trend dell'industria. Questo secondo aspetto, molto meno concreto, permette a Nintendo di capitalizzare anche su prodotti non all'altezza dei suoi standard di eccellenza. Non voglio proporre una soluzione perché, ripeto, la risposta semplicemente non comprate è un qualcosa di irrealizzabile e utopico, però è giusto sottolineare come le cose siano effettivamente cambiate. La gestione di Iwata era ben diversa rispetto a quella di Furukawa e si vede tanto, ma veramente tanto che Shuntaro non è un gamer. Non so, forse l'affezione verso una figura come quella di Iwata è un'altra percezione alterata di quelle che poi portano a umanizzare le grandi compagnie, ma era nei momenti di crisi e nei piccoli gesti di attenzione verso i propri utenti che era possibile vedere la Nintendo Difference. Penso al programma ambasciatore del Nintendo 3DS, le varie pezze che sono state messe per invogliare l'acquisto di Wii U, i tagli di prezzo, le linee economiche, Iwata che si taglia lo stipendio del 50% nel momento più buio di tutti. Tutte queste sì, sono sciocchezze che però non vedremo mai in questa nuova era di Nintendo. Un'azienda che purtroppo è sempre più interessata a dialogare con gli investitori piuttosto che a interagire con i suoi utenti. Insomma, una chiusura tristissima per un video senza soluzione. Poro Difference. Però questo è un discorso aperto e sono curioso di sapere nei commenti cosa ne pensate dei prezzi di Nintendo e soprattutto se secondo voi ci sono altri fattori che influiscono sul costo delle produzioni della grande era. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, noi ci vediamo al prossimo video che arriverà quando arriverà, voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Prezzo, Michele Pazzo, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!